Ciao, io sono Rosalba Battaglia, ho 44 anni, sono nata e cresciuta a Palermo e adesso vivo stabilmente a Roma da più di 10 anni, quindi parlo il dialetto siciliano, il campano, l'inglese e il francese. Un po' arrugginito, ma la pronuncia è buona. Ho iniziato con il teatro, sia in commedia che col dramma, poi sono passata dietro le quinte, ho lavorato come assistente alla regia per Duccio Camerini, ho fatto la scenografa, la costumista. Perché mi piace tutto quello che riguarda la costruzione di un personaggio, di uno spettacolo e mi piace avere le mani in pasta, come si usa dire, insomma, ho una buona manualità come hobby, costruisco piccoli oggetti, automi meccanici, quindi è una cosa che mi diverte molto. Poi sono arrivata ovviamente anche al cinema, alla TV e attorialmente parlando mi piacerebbe molto interpretare il ruolo di una donna cieca, non vedente. Quando ero piccola c'era un cartone animato, chi ha la mia età dovrebbe ricordarlo, che si chiamava Maya e raccontava appunto la storia di questa ragazza che voleva fare l'attrice. Un giorno le capitò di dover interpretare il personaggio di una donna non vedente e per prepararsi cominciò a studiare diversi metodi. Quindi il pensiero di poter eliminare la vista e aumentare gli altri sensi, quindi il tatto, l'olfatto, l'udito soprattutto, mi intriga veramente molto, soprattutto riuscire a capire lo stato d'animo di una persona semplicemente sentendo come dice una frase o come dice una parola, quindi dal suono. Quello sarebbe per me il massimo. Non mi è mai capitato, spero che mi capiti in futuro. E, so nuotare, pratico la scherma storica, il fioretto, e spero di potervi incontrare di persona e intanto buon lavoro.